La provincia di Frosinone è ufficialmente in lockdown da lunedì notte e vi resterà per i prossimi 14 giorni, dunque a distanza di 12 mesi esatti il nostro territorio torna in zona rossa. Alle mie spalle potete vedere il casello autostradale di Anagni, l'ultimo a nord della provincia di Frosinone. Questa è la situazione che si registra lunedì mattina. Dal punto di vista dei controlli, la giornata comunque poco indicativa, vista la grande quantità di pioggia che sta cadendo e che è caduta in queste ore. Controlli che comunque nei prossimi giorni verranno rafforzati dalle forze dell'ordine. Ecco dunque la situazione. Già in queste ore, comunque, dal punto di vista dei controlli, ad esempio i carabinieri in ogni compagnia avranno una pattuglia dedicata H24 ai controlli, che saranno rafforzati anche da parte della polizia su input del questore. La situazione comunque non è come quella relativa a marzo del 2020. Le chiusure per lo più riguardano le attività di ristorazione oltre che le scuole. Diverse altre attività commerciali invece sono regolarmente aperte. Il nostro viaggio nel nord della provincia di Frosinone ci porta a Ferentino per monitorare assieme la situazione. Anche qui poca gente in strada, si esce solo per necessità, per fare delle compere. Per quanto riguarda i bar, alcuni sono chiusi, altri però hanno scelto di rimanere aperti e noi siamo andati ad ascoltare le loro sensazioni. Questa mattina abbiamo deciso di aprire per vedere un po' la situazione come andava. Certo, la gente gira pochissimo. Vedremo un po' tra oggi, domani, dopodomani com'è la situazione e valuteremo di conseguenza. La stiamo vivendo in maniera un po' malinconica, un clima surreale, come purtroppo è questo clima surreale che si è instaurato da quando è iniziata la pandemia, un po' come il marzo dello scorso anno, e siamo purtroppo ricaduti. Questo perché non rispettiamo le regole. Se i nostri concittadini riescano a capire che se arriva il peggio sarà solo per colpa nostra. L'area nord della provincia di Frosinone in questi giorni è una delle zone più colpite dal virus. Tanti i casi che si sono registrati anche ad Alatri. Noi questa mattina siamo proprio qui in città, a ridosso del comune. Questa è la situazione che possiamo vedere, davvero poca, pochissima la gente in giro e anche in questo caso diversi i bar che sono chiusi. Il nostro tour nel nord della provincia di Frosinone si conclude proprio nel capoluogo Ciociaro. Anche qui si può parlare di un lockdown morbido, di una zona rossa tutto sommato soft, gente in giro, poca a dire la verità, per fare delle compere o per andare a lavorare, auto che circolano comunque. Per quanto riguarda invece gli spazi verdi aperti al pubblico, come la Villa Comunale o come il Parco del Matusa che state vedendo qui alle mie spalle, ebbene anche oggi sono regolarmente usufruibili, dunque nulla a che vedere rispetto al lockdown di inizio marzo 2020.